dicevo, l'ho visto abbastanza tranquillo, adesso lo scoglio duro, diciamo, alla semifinale, perché ci sarà un'enorme selezione, quindi anche il nono o il decimo che della semifinale, ossia del ranking finale, avrebbe potuto prendere la medaglia il giorno dopo, quindi siamo sul rasoio dei centesimi, quindi è una gara apertissima dove credo che nella finale dalla 1 all'8 chiunque possa vincere e prendere la medaglia, quindi dobbiamo sbagliare il meno possibile o centrare tutte le situazioni che abbiamo rincorso quest'anno, quindi adesso stiamo nelle mani della speranza, almeno io, perché viste i precedenti mondiali, insomma, una volta in un modo, una volta in un'altra, abbiamo sempre visto sfumarci le medaglie all'ultimo 50, quindi adesso vado per gradi. Stamattina ero molto dubbioso perché ho avuto un avvicinamento strano, ossia una febbre, un'emozione, un giorno di alti e bassi. Fisicamente sta in enorme condizione, quindi e si è visto. Lui mi ha detto che ha del margine che negli ultimi 10-15 metri ha visto il sudafricano vicino, ma a destra non vedeva nessuno, quindi ha detto sicuramente sto facendo un buon tempo, non forzo. Quindi anche da qui si vede che ha rallentato, guarda che l'arrivo molto lungo, quindi ripeto, lui i due decimi ce l'ha sicuramente, abbiamo lavorato da sotto 27 e lo può fare. Da quello che ho visto ha fatto una grande partenza, che vista dall'alto stava avanti al sudafricano, quindi il nostro punto forza lo dobbiamo centrare, ecco, leggermente lo stacco dal blocco, guardate la sì, comunque in spalla in linea col sudafricano che parte molto bene, quindi oggi dobbiamo rivedere questo e far meglio gli ultimi 10 metri, avrei fatto bene, la finale non dovrebbe scappare, poi domani vediamo. Andiamo per gradi perché veramente il 50 rana, anche il 100, poi visto il 100, mi sembra il 5, aiutatemi, sotto i 59? Corretto. Quindi la rana ha avuto un'evoluzione incredibile, quindi vediamo, però siamo lì, oggi che Dio ce la mandi buona, insomma. Prima di tornare agli 800 sul libro, dove Melluli sta dando grande dimostrazione di sé, volevo chiedervi a tutti voi cosa ne pensate di questo nuovo motto di Bane: prima bisogna saltare e poi dire hop. Vabbè, Bane ne ha molti di motti, quindi ce n'ha almeno una trentina al giorno, credo, quindi no, sicuramente quello che ti ho detto prima, vediamo, è equivale a dire un po', non dire gatto se non ce l'hai nel esatto, sacco, esatto, un po' la trapattone, insomma, quindi vediamo. Per ora grazie, poi grazie a voi. Magari ci ritroveremo dopo, se non scappate via, tra breve finiranno queste qualificazioni con Osama e Luli che veramente sta dando ancora una volta bellissima esibizione di sé. Non credo che abbia intenzione di fare dimostrazione.